Si è ufficialmente aperto il Maggio Castiglionese, si è alzato il sipario. Ad aprire Porta Fiorentina è stato il sindaco Mario Agnelli insieme al presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni, ai partner di questa iniziativa. Un Maggio Castiglionese diverso dagli altri, come ha ricordato il sindaco Agnelli, anche perché il primo da quando Castiglion Fiorentino è uscito dal dissesto. Come ha ricordato il sindaco, si tratta di una manifestazione non solo per promuovere alcune delle eccellenze del territorio, dei prodotti tipici e soprattutto dei settori importanti dell'economia del comune castiglionese, ma soprattutto anche un evento proprio per festeggiare l'uscita del comune dal dissesto. È un maggio, vorrei definirlo 2.0, no? Come si dice in gergo, un maggio rinnovato, un maggio che mette in risalto delle eccellenze della economia anche locale castiglionese. L'ortoflorovivaismo da sempre è stato uno dei punti forti e adesso lo sta dimostrando anche attraverso questo coinvolgimento importante di tutte le realtà del territorio comunale. Lo dicevo all'apertura, pensare che il comune di Castiglion Fiorentino 2-3 anni fa aveva visto a forte repentaglio anche la riproposizione del Maggio Castiglionese, pensare che quest'anno abbiamo avuto invece questo ampio coinvolgimento da parte di tutte le attività produttive, da parte dei artisti, da parte anche di tutti i commercianti che si sono messi a disposizione di questo programma, ci riempie d'orgoglio. Se poi aggiungiamo che l'amministrazione comunale, che fino a 22 marzo scorso era l'amministrazione di un comune dissestato, oggi possiamo anche essere annoverati tra i comuni virtuosi, beh, io credo che questo giardino simboleggia la rinascita di Castiglion Fiorentino. Manca Valdichiana non poteva non essere al fianco del Maggio Castiglionese, non solo per la posizione geografica di Castiglion Fiorentino, ma anche per l'importanza che ha questa manifestazione per le aziende del territorio. Ma ormai noi siamo fedelissimi a questa manifestazione, anche soddisfatti e orgogliosi veramente di esserci, perché è stata la prima manifestazione a cui abbiamo fatto riferimento già dal 2003, quando la banca ha aperto lo sportello qui a Castiglion Fiorentino. Pertanto è una tradizione e, come ho già detto, un momento di grande soddisfazione, perché nel tempo questa iniziativa veramente ha coinvolto e sta coinvolgendo tutti gli operatori di questo territorio.